Come ci sei riuscita, Lea? Sei la migliore! Hai fatto cambiare tutti di posto così mi siedo vicino a Adrian. Però potrebbe non essere una grande idea. Non starei attenta in classe. E se andassi male a scuola sarebbe un totale disastro. Adrian e io non potremmo avere la nostra casa e 3 bambini, il criceto di nome... Aspetta, ragazza, di che cosa stai parlando? Non sei seduta accanto ad Adrian. Il tuo posto è laggiù. All'ultimo banco? Perché? Che sta succedendo? Beh, visto che lei ha un problema d'udito, non poteva sedersi in fondo alla classe, no? Aveva bisogno di un posto al primo banco. Quindi è così. Ivan è accanto a Milena, Tania è accanto ad Alex. Inoltre ha avuto lei l'idea di spostare qui Nino, così ora passeremo più tempo insieme. Chi è questa lei? Buongiorno, studenti. Avrete saputo che Lila è tornata dal suo viaggio da Chu e ora è di nuovo a scuola con noi. Ciao, ragazzi! Ciao, Lila! Posto al primo banco, vi siete ricordati del mio problema d'udito? Siete stati così dolci tutti quanti. Mua, mua. Hai un problema d'udito, Lila? Sì, io soffro di acufene, un costante ronzio nell'orecchio sinistro. Ce l'ho da quando il rumore del motore dell'aereo mi ha fatto esplodere il timpano mentre salvavo il gatto di Jagged Stone. Ma scusa, Jagged Stone non ha un coccodrillo? Adesso sì, certo, però aveva un gatto finché non ha scoperto di essere allergico. La parte migliore è che, essendo tu un ottimo studente, Adrian, puoi aiutarmi a rimettermi in pari con lo studio arretrato mentre viaggiavo con i miei genitori. Lo faresti per me? Certo, Lila. Oh, signorina Bustier, perché devo sedermi io all'ultimo banco? Hai forse qualche problema di udito o di vista, Marinette? Il mio udito e la mia vista sono a posto. Siederò io in fondo, così voi due starete davanti, non mi importa. No! Il mio ritorno sta causando tanti fastidi. Forse sarei dovuta rimanere dall'altra parte del mondo. Se anche Marinette ha un problema, allora dovrei essere io a sedermi dietro. Non fa niente. In realtà non ho alcun problema di vista o di udito, insomma io... È tutto a posto allora? Tu siedi qui, Lila. Adrian, tu rimani dove sei e Marinette, tu siederai dietro. Mm.